Questa è davvero una settimana decisiva per chiudere le trattative che ha aperto la Juve, soprattutto quella di Douglas Luiz, la cessione di Szczesny, l'arrivo di Gregorio. Questa è la settimana della svolta. Non si può superare sabato, si deve chiudere entro ora per poter andare avanti. Ma voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente e continuate a supportarci. E come fate a supportarci? Con mi piace, commento e l'iscrizione. Per voi è tutto gratis, per noi è fondamentale perché ci fa crescere come canale. Più cresciamo come canale, più portiamo contenuti, più portiamo nuovi format, ma soprattutto riusciamo a portare qualche ospite. E altra cosa importante, aiutateci anche nel secondo canale di OneTV Extra, che lì parliamo di tutto tranne che di calcio, e anche nei nostri canali social. Tutto quello che creiamo è creato da noi. Allora, la questione Douglas Luiz, la Juve deve chiudere la trattativa entro il 30 giugno. Perché deve chiudere entro il 30 giugno? Perché la Aston Villa ha problemi con il fair play finanziario e entro il 30 giugno, per i problemi di fair play finanziario, deve incassare. E io penso una cosa, da persona che non è nel mondo o del calciomercato, non è nel mondo Juve societario o l'Aston Villa. Se questa trattativa entro sabato non si chiude, per me salta e sarebbe davvero qualcosa di grave, perché portare un giocatore come Douglas Luiz alla Juve in questo momento ti farebbe fare un upgrade davvero importante, perché io non mi ricordo dal tempo di Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, che non avevamo un centrocampista di questo valore. Poi non è un fenomeno, ma è un buonissimo giocatore, un giocatore che ti possa fare il salto di qualità. E nel frattempo ti riesci a liberare di due giocatori come Ealing Junior e McKennie, che hanno deciso di non rinnovare con la Juve, invece di perdere a zero, li hai messi in questa trattativa. L'accordo finanziario fra Aston Villa e Juve è stato trovato? Sì. L'accordo fra la Juve e Douglas Luiz è stato trovato? Sì, il giocatore ne chiedeva 7, la Juve gliene dà 5 più bonus. La trattativa fra McKennie e Aston Villa è stata risolta? Sì, hanno trovato l'accordo. Il Junior ha parlato con i dirigenti dell'Aston Villa e gli hanno dato la garanzia che giocherà, non giocherà titolare, ma sarà uno dei titolari. Poi io dico una cosa. In cui nel calcio moderno tu devi cercare la garanzia di giocare, no, te lo devi conquistare sul campo, perché se tu parti titolare, se poi non te lo guadagni, non te lo metti, è giusto che stai in panchina. E allora cosa manca? Un piccolo dettaglio, una piccola buona uscita che McKennie ha chiesto alla Juve, essendo che gli manca ancora un anno di contratto. Se la Juve vuole chiudere l'operazione Douglas Luiz, la troverà questo accordo con McKennie. Ma soprattutto, cosa ha chiesto Douglas Luiz? Ha inserito che nella trattativa deve essere messa anche la sua ragazza Lisha Lehmann, giocatrice attaccante dell'Aston Villa svizzera, che dovrebbe arrivare anche lei alla Juve femminile. Signori, se portare Douglas Luiz vuol dire assumere anche la sua ragazza, io faccio assumere anche il fratello, il cugino, il nipote. Signori, giunto lì non ti devi fare saltare, scappare questo giocatore, sarebbe un upgrade troppo importante. Poi, dopo che hai chiuso l'affare Douglas Luiz, ti puoi buttare su Copa Myers, Calafiori, però se prendi questo giocatore che te l'hanno quasi portato a Torino, sarebbe qualcosa di fondamentale per fare ritornare la Juve dove merita. Dove deve stare, dove deve lottare per lo scudetto, e allora non ci facciamo scappare questa occasione. Io sono convinto che entro sabato si chiuderà, verrà anche la fidanzata, il Junior, McKennie andranno in Inghilterra e saranno tutti quanti contenti. Altro nome caldo è quello di Szczęsny. Szczęsny ormai è fuori dal progetto, la Juve su Szczęsny si è esposta. Perché si è esposta? Perché se tu vai a chiudere l'operazione di Gregorio, al mondo intero dici: il mio portiere titolare è di Gregorio, non vai a spendere 20 milioni per un portiere che poi mi deve fare la riserva. E allora, fra Szczęsny e Perin, chi è il
un giocatore sacrificabile, Szczęsny, anche se nella partita fra Polonia e Olanda è stato il migliore in campo. Se la partita è finita solo 2-1 a favore dell'Olanda nei minuti finali, è solo grazie a Szczęsny, perché ha parato l'impossibile. Ha parato l'impossibile. Per il problema qual è? La Juve a Szczęsny, che aveva offerto il rinnovo di altri 2 anni, se doveva spalmare l'ingaggio, e Szczęsny ha detto di no. E allora ha fatto bene la Juve. La Juve deve fare capire ai giocatori che la Juve è più importante di loro. Szczęsny ha fatto questo, va bene, si è ceduto. Hanno trovato l'accordo con l'Al-Sair, benissimo. Non so se prenderà 18 milioni all'anno. Su questa trattativa è stata in prima persona impostata da Cristiano Ronaldo, perché è stato proprio il giocatore portoghese a chiamare il portiere polacco, perché lo vuole a tutti i costi in Arabia, perché lui, prima di finire la sua stagione, la sua carriera, vuole vincere il campionato arabo. E portarsi Szczęsny vuol dire fare un upgrade a posto di Ospina. Signori, sarebbe un capolavoro totale, perché Ospina oggi ha rescisso il contratto con la squadra araba e andrà all'Atletico Madrid. Sarebbe qualcosa di fondamentale, soprattutto risparmieresti i soldi dei 7 milioni di ingaggio più tutto quello che c'è intorno, e sarebbe qualcosa di fondamentale per la Juve. Io dico che alla fine l'accordo, perché si deve trovare l'accordo fra la squadra araba e la Juve, vale 1 milione di euro, alla fine la Juve si accontenta anche dei 4 e dei 3 che gli darà la squadra araba. L'unica cosa, l'unica squadra araba, Tirchia, l'abbiamo trovata noi. Noi siamo fortati su questo. L'altra questione che secondo me si sta portando troppo alle lunghe è il discorso Rabiot. Se vuole firmare, firma ora. Se Rabiot vuole firmare, firma ora, se no ciao. Non possiamo stare dietro i capricci di Rabiot. Gli è stato offerto questo rinnovo, sì, lo vuole firmare, o sì o no, o sì o no. Basta andare dietro i capricci dei giocatori. Io, se fossi come lui, vi direi: ti do tempo fino a martedì, me lo firmi, rinnovo o no? Bene, grazie, è stato un piacere, si va su un altro obiettivo. Poi, io ancora oggi mi chiedo, e qualcuno me lo dovrebbe dire, chi ha deciso di cedere Chiesa? È stato Thiago Motta? È stato Giuntoli? Qualcuno mi deve dire chi ha deciso, perché in questo momento noi stiamo svendendo Chiesa. Perché a un anno da fine del contratto, sì, tu chiedi 40 milioni, in Italia 40 milioni non te ne dà nessuno. In Italia 40 milioni non te ne dà nessuno. E torno a dire, se riesci a prendere 25 milioni, riesci a vendere Chiesa in Italia, tanta tanta roba. Poi a chi lo vendi? A due tuoi concorrenti, Roma e Napoli. Signori, ma che stiamo combinando? Un rinnovo non si poteva fare? 7, ne voleva 7, poi te lo vendevi, invece ora lo stiamo svendendo. E poi dove andiamo? Su Sancho, su Zirze devi pagare 40 milioni più 15 di commissione, conviene? Non lo so, ditemelo voi. Sancho, che a me mi piace, ma ci vogliono 40 milioni, tu su Chiesa ne incassi 25, non mi dire che vendi Chiesa per incassare, perché non incassi, tu stai svendendo Chiesa. Poi vendiamo Sule, benissimo, un altro rimpianto, perché io sono convinto che fra 2-3 anni Sule sarà il nostro Thierry Henry del 2024. Ce lo ricordiamo quando avevamo Thierry Henry, l'abbiamo venduto, l'abbiamo regalato all'Arsenal, è stato un grande rimpianto. Io sono sicuro che Sule sarà l'impianto del 2000. Se nel 90 il rimpianto era Thierry Henry, nel 2000 sarà Sule. Ma comunque voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, perché c'è tanto da parlare. Ma questa settimana la Juve deve chiudere queste due trattative. Douglas Luiz, devi assumere pure la ragazza, devi far arrivare Elisha Lehmann anche alla Juve, la fa venire. Non possiamo perdere questo giocatore. Douglas Luiz venire alla Juve. Szczęsny, devi rinunciare a 1 milione? Non rinunci, non puoi tenere Szczęsny con Di Gregorio e Pellegrini. Signore, voi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e ci vediamo alla prossima. E ricordatevi, forza Juve, ciao!